Giornata di fantacalcio, la prima abbiamo perso, la seconda abbiamo asfaltato il nemico. Vediamo quale formazione ci apprestiamo a inviare quest'oggi. Allora, io in porta suggerivo Handanovic, che gioca in casa contro il Verona Toni, infortunato, insomma. Ma il nostro amico qui, che è poi l'allenatore, quindi io da presidente non faccio come Bravo, il presidente del bravo. Lugano che si mette in panchina, rompe il cazzo. Certo. Io, Azem. Io lascio proprio, tanto poi se non lo caccio via, non mangio il panettone. Oh, allora in porta c'è Pepe Reina. Bene, Bravo. poi i difensori. Alonso, Alonso. Bovo Gulà e Peluso. Bovo che tira le punizioni. Vabbè che Bovo gioca, Cortovino. E Peluso. Peluso. Poi Centrocampo centrocampo. ormai standard. Standard. Sabonara, Hamsik, Bonaventura e Politano. Però Hamsik avevo sentito che forse c'ha un acciacchetto, però sicuramente sì, è quello, alla fine è quello, cioè i nostri, c'è Buonaventura? Sì, i nostri punti di riferimento sono quelli là. Però se mi gioca a Balotelli non è che mi va a fosse Buonaventura fantasista? Attenzione, famo cazzate. Vabbè, in attacco. Higuaín, Higuaín, Zapatone Zapatone e Balotelli. e Balotelli. Perché Floro non mi gioca? Perché fa non gioca? Fa turnover? Sarà Riposa? Berardi. Riposa, riposa. Bene, poi in panchina. Panchina. A posto di Magnasta. Reina, Handanovic. Andavici. In difesa al Diol che andava di Gulam. Addio, Cannavare, Gulam. Suarez e Mauri al centrocampo. Suarez e Mauri, In centrocampo. In attacco, attacco. Bernardeschi e Floro Torres. Questi Bernardeschi avevi. e Floro. Questi ci avevamo e questi mettiamo. Voi? Speriamo sempre in Higuaín nel Carpi. E voi? E Voi? voi? Diteci voi. Ciao!